Buonasera a tutti dalla compagnia Non fate caso a noi. Siamo Flaminio, Daisy, ciao. Cristina, Massimo e Ciao. Omar. Ciao. Eccoli, leggermente indifferita. Siamo nel secondo esperimento di questo nuovo format che si chiama, non riuscirò mai a dirlo nemmeno alla 20ª puntata, Tet a te, yes. Teatrale, giusto? Tutta colpa di quei quattro figuri che vedete intorno a me, perché il nome del format l'hanno scelto loro apposta per farmi fare figure del cacchio. Perché si chiama Tet a te? Perché siamo Tet a Tet e abbiamo il tè. E abbiamo il succo secondo d'arancia. Elemento... Cosa? Lui ha il succo d'arancia. Ho il succo d'arancia. Lo chiameremo Tet a succo d'arancia a teatrale. Mi piace. Cavolata a parte, questo è il secondo esperimento, non perché sia la seconda puntata, ma perché il primo esperimento, la prima registrazione l'abbiamo fatta mezz'ora fa ed è andata malissimo perché non avevamo ancora ben capito come funzionasse questo programma. Non dovevi dirlo, doveva essere siamo una cosa in un format in cui stiamo lì a dire cosa non va bene, cosa sbagliamo, quindi dai, su. Sono le 18:30 più o meno. 18:22. Questo video andrà in diretta. Cosa? A me fa 27, ragazzi, c'è un problema. Facciamo la media. 5 minuti di differenza. Le 18:23 e mezzo, facendo la media. Sincronizzate gli orologi come nei film. Che ora fai? L'una, l'altro fa le 3. Quindi... Questo episodio andrà leggermente in differita. Il nostro obiettivo è fare una live. Magari per la prossima volta, ma visto come è andata già la prima, potremmo già avere dei dubbi. In ogni caso ci piacerebbe coinvolgervi. Quindi anche sotto questo video commentate, insultateci, piaceteci, dici che siamo fighi, lo sappiamo già, ma non è vero. Comunque, oggi è la giornata internazionale del teatro, è il 27 di marzo, e abbiamo approfittato per parlarvi un po' di noi. Dei nostri spettacoli, di un nostro spettacolo in particolar modo, in cui lascio la palla a Cristina. Lancio. Ok, allora parliamo di Tango, Monsieur, che è uno spettacolo che portiamo tantissimo in giro, l'abbiamo già fatto un sacco di volte perché ce lo chiedono, è troppo divertente, quindi lo continueremo a portare in giro. È la storia di quattro donne che scoprono di avere in comune lo stesso uomo. Iniziano a scannarsi, ma a un certo punto decidono che forse è meglio unire le forze e farla pagare all'unico colpevole, il povero sfigato, cioè Marco, il protagonista. Interpretato da quello lì. Esatto. Ha detto che il protagonista è Marco, l'ha detto lei. Vabbè, in realtà il protagonista è... Ma c'è un'altra... Vabbè, sì, perché c'è una diatriba tra di noi su chi sia il protagonista di questo spettacolo. Ognuno tira l'acqua al suo mulino, quindi... La verità è che i tre uomini in scena non contano un cazzo in questo spettacolo, fanno tutte le donne, ma va bene così. Allora, diciamo che il vero protagonista alla fine è Omar, che fa il tecnico in questo spettacolo. Esatto. Grande Omar. Allora, no, poi alla abbiamo deciso di creare questo format per giocare un po' anche sui nostri errori a teatro. Quindi abbiamo estratto delle clip da questo spettacolo, Tango Messier, in cui è successa qualcosa, abbiamo fatto qualche cazzatina quella. E che volevamo appunto condividere con voi e riderci un po' su, giusto Omar? Sì, perché dovevo dire quello che hai detto te, quindi è giusto così. Manda le clip. È il bello della differita. Vabbè, succede sempre così tra di noi ragazzi. Ok, allora, va bene, mandiamo la clip. Cominciamo con la prima clip. Eccola. Arrivo, Sì. Via! Vi cominciamo a dire che la prima... Eccoci qua. Lo scherzo è durato abbastanza, non crede, signore? Il personaggio sulla destra è Amanda. Signora, prego. E davvero non capisco a quale scherzo lei si riferisca. Ah, lei non capisce. No, io non capisco. Per la verità, sono io che non ci capisco più niente qui. Vede, cara la mia signora... Io sarei seriamente tentata di spaccarle la testa. Ma come osa? Ma poiché la ragione, l'educazione, se mi consente, la classe mi impongono un comportamento civile, bene, io mi limito a domandarle
parlare con calma, come vede, il motivo per cui lei si spaccia per la moglie di mio marito. Eccola là. Eccoci qua. Allora, ecco. In questa clip è andata bene. In realtà, un'altra volta, un'altra replica in cui abbiamo fatto appunto questo spettacolo, il personaggio di Amanda, in questo caso una Francesca, ma allora interpretato da un'altra attrice, esce da dietro, un'altra Francesca tra l'altro, esce da dietro il bancone del bar con tutte le bottiglie e dice appunto la sua frase, no? Questa qui, com'era? Lo scherzo è durato abbastanza. Lo scherzo è durato abbastanza, non le pare signorina? E io le rispondo e mi attacco alla sua battuta. Una volta appunto non successe questo, ma quest'altra attrice uscì da dietro al bancone senza dire una parola. Semplicemente ringraziando, facendo e guardandomi, quindi c'è stato questo mezzogiorno di fuoco in cui ci venivamo incontro senza dire una parola. Esatto. E ad un certo punto ho detto: beh, mi deve dire qualcosa. E da lei è riuscita, si è accesa la lampadina ed è ripartita e ce l'abbiamo fatta. Ma per un attimo sono stato freddo, devo dire. Pure io sul divano che vi guardavo. Perché Daisy conosce tutte le battute di questo spettacolo, anche quelle degli altri attori, quindi Daisy è il gobbo. Esatto. È il gobbo delle Canali, è il gobbo del Berbenno. Quindi di panico come nella clip che adesso vi mostriamo, in cui ti vedi passare davanti lo spettacolo, la tua vita, la tua morte, il tuo giorno di nascita, ti vedi passare tutta la vita davanti e quel momento in cui hai il vuoto davanti a te, il cervello che cerca di ripassare tutti i copioni, cerca di fare una sintesi per tirarti fuori da quella situazione. Sono momenti molto molto belli. Poi ci ridi, ma in quel momento potresti ammazzarti o ammazzare chiunque. Comunque sappiate che questo nel teatro succede un sacco di volte. Doversi inseguire perché un compagno ha dimenticato la battuta o ce la siamo dimenticata noi e qualcun altro ci deve inseguire, quindi lo vedrete ancora più avanti nelle nostre registrazioni. Andrei avanti con il prossimo video, quindi. Esatto. Okay. Vai con la seconda clip. Vado con la seconda clip. Old clip. Lasciare, imbecille di un servo. Lascia stare. Questo è l'intelligentone di Marco che entra dopo mesi di assenza a casa, sperando di essersi liberato delle sue quattro donne, e invece... Ecco Marisa. Fatto, signore! Che cosa hai fatto? Ma molto contento di ciò che è appena successo. E ovviamente nei suoi piani le quattro donne avrebbero dovuto scannarsi tra loro e andarsene per sempre. Lui poteva tranquillamente ricominciare la sua vita con altre 5, 6, 10 donne diverse. Ma appunto le cose, come diceva Cristina, non vanno esattamente così. Il problema qual è stato? Che quell'ingresso del personaggio di Marisa è l'attacco a tutto lo spettacolo, in sostanza. Senza quell'attacco non c'è Marco che si prende male perché scopre che non è andata così e non viene fuori tutto il resto della commedia. Quindi è necessario che l'attrice si ricordi che deve entrare in scena in quell'esatto momento, cosa che in una delle repliche di Tango Messier non accadde, perché l'attrice è contenta di come fosse andata la prima parte dello spettacolo, forse era la sua prima replica, credo. Mi sembra di sì, comunque era una delle prime repliche di quell'attrice. Contenta andò dietro nei camerini a festeggiare con le altre tre donne, tutta contenta che era appunto andata bene. Come dicevo prima, in quel momento ti passa davanti la vita e l'universo, ho cominciato a sparare cretinate. Perché è un grande esperto di questa cosa. Sono un grande esperto di sparare cretinate. Io e il mio collega e socio Max siamo due improvvisatori, nonché cazzali della compagnia. Per il piacere, no? Di tutti i nostri compagni di compagnia. Esatto. vi parlerò anche di questo. Il fatto era che il camerino in quel teatro era sotto il palco. Quindi ho cominciato a sbattere i piedi forsennatamente cercando di fare i segnali morse alle quattro donne che stavano sotto per cercare di... insomma di farle svegliare, e invece loro vi diranno
cosa accadeva nel frattempo sotto. Ma noi eravamo tutti contenti, diciamo, ah sì, bellissimo, è andato bene, ah sì, quella cosa lì. Poi a un certo punto abbiamo iniziato a sentire che le battute sopra non erano proprio le canoniche della scena che dovevano andare avanti, perché ci si è accesa la lampadina e abbiamo detto, porco cane, non è entrata in scena Marisa. Allora l'abbiamo presa e ricacciata sopra e alla fine è entrata. Trafelata. Esatto, ma avevamo capito che qualcosa non stava funzionando proprio come doveva. Esatto. Il problema appunto era che era fondamentale, non c'era proprio modo, perché il personaggio di Marco era entrato, quindi non poteva dire nient'altro, doveva solo parlare del fatto che ci fosse Marisa in casa e non nessuno come invece doveva essere, quindi fortunatamente è andata bene, ce la siamo cavata. Attimi di panico. Esatto. Prima regola del teatro: quando sei fuori in scena, sei in scena. Esatto. Quindi il regista ha peccato con quell'attrice, quindi non gliel'aveva raccontata questa regola del teatro. È vero. Ri, cosa stavi dicendo? Io no, volevo dire quello che infatti mi ricordo che l'attrice che faceva Marisa a un certo punto disse: ma io dovrei essere in scena. Io è partita Daisy tirandola su per le scale praticamente. E ho detto, no, vabbè, è finita. E invece poi anche lì. Ma succede anche di peggio, e lo vedremo con la terza clip. Terza clip, eccoci qua. Senti, mamma, questa clip, guardate bene il divano più che le attrici. Buongiorno. Aspetta. Adesso si siede Marisa e guardate. Sì, questo è assolutamente da dire, da raccontare. Daisy, raccontalo tu perché lo sai benissimo come funziona. Sì, perché io sono seduta spesso sul divano e siccome noi per esigenze di spazio, perché ci muoviamo solo con le macchine, non potevamo portare un divano, vero? Perché non abbiamo il furgone, diciamolo ragazzi, le cose vanno dette, non abbiamo il furgone. Esatto. Se avete un furgone che vi avanza... Compagnia non fate a casa a noi, cerca furgone, gratis possibilmente. Con il pieno. Esatto, per esigenze di spazio abbiamo comprato un divano gonfiabile. Solo che cosa succede? All'inizio tutto a posto, il divano sta su, solo che dopo un po', dopo che quattro persone continuano a sedersi, alzarsi, sto povero divano non ce la fa più. E come avete visto prima, fondamentalmente ci si siede con le ginocchia in gola. Oppure se si è seduti da soli, quando l'altra persona si siede dall'altra parte, si fa un bel salto. Esatto. In quella clip siamo ancora a metà spettacolo, quindi il divano regge ancora botta. Più avanti vedremo un'altra clip in cui il divano proprio chiede pietà. Esatto. Questa colpa è anche del fatto che la maggior parte dei teatri ha delle tavole di legno bellissime, meravigliose, ma con delle schegge di legno grosse così, e avendo noi la pessima abitudine di trascinare gli oggetti di scena durante il montaggio, quel povero divano ormai è praticamente più pezze e toppe che altro. Esatto, infatti per fortuna abbiamo sempre mastice e toppa con noi, perché lo sappiamo. E quindi... Perché ci successe con la poltrona, una tragedia simile? È vero, perché noi abbiamo anche la poltrona gonfiabile, non solo il divano, per non farci mancare niente. Solo che una volta cosa è successo? Si è bucata la poltrona, però eravamo ancora agli inizi, ignari, non avevamo niente. Però... io, sempre la cicca in bocca, cicca o cicles come la chiamate voi, la gomma da masticare per tutta, esatto, Italia, come la chiamate voi. Quindi... è arrivata lei, voi? Io non sono mica piemontese, da noi si chiama cicca. Quindi? E quindi come MacGyver cosa abbiamo fatto? Con la cicca abbiamo coperto il buco, un bel pezzo di scotch di quello americano e via. La poltrona ha retto tutto lo spettacolo magnificamente. Idea ovviamente nostra, batti 5 così. Esatto, viva le donne. Questo perché appunto le vere tecniche, i veri manovali della compagnia in realtà sono le donne, ci tocca ammetterlo. Esatto. Oh Marco, ti è capitato qualche volta qualche aneddoto con Daisy quando facciamo i traslochi, i trasferimenti? Daisy è sempre, non bisogna mai dire Daisy hai bisogno di una mano, non bisogna mai neanche pensarlo, perché lei se ne accorge, lei è sensibile a tutte queste cose, no? E quindi devi lasciarla fare, perché dici tanto prima o poi crollerà, ma Daisy non crolla mai, c'è anche il famoso detto appunto, Daisy non crolla mai.
Esatto. Anzi, si incazza. Abbiamo voluto la parità dei sessi, non c'è scritto da nessuna parte che gli uomini mi devono portare i pesi. Io ce la faccio da sola. Andiamo con la prossima clip. Roll the clip. Ma prima di passare un attimo alla clip, sì. Ti fermo un attimo. Quel meraviglioso, se nel frattempo Max riesce a fare un fermo immagine su un qualunque dei momenti precedenti, quella meravigliosa porta finestra che vedete sullo sfondo è una meravigliosa opera di ingegno e di artigianato ad opera di un nostro amico Fregname che ha fatto un lavoro meraviglioso. Ha solo un piccolo problema. E visto che noi, come vi diciamo, non abbiamo un furgone, quindi dobbiamo arrangiarci un po' con le macchine chieste in prestito dai genitori o delle famiglie, è tutto smontabile tranne quei due pali che vedete a destra e a sinistra, che sono lunghi 2 metri. Questo per dirvi che se non fosse per il fatto che i genitori di Cristina hanno una macchina molto molto grande, questo spettacolo non avrebbe potuto uscire da Torino, non avrebbe potuto andare in giro. Un bacione ai genitori di Cristina. Grazie, grazie. Grazie mamma, grazie papà. Esatto. Grazie mamma che mi hai fatto questa macchina, grazie, grazie. Esatto. Adesso passiamo con l'ultima clip. Ok, arriviamo subito. Eccola. Ecco. Scena della lettura del testamento. Quanto son brutto? Ma no, vecchio, no brutto. Lettura che sembra non avvenire mai. Non riesco a leggere. Forse sono sporchi. Ah, così via, prego. Ah, ecco. Forse sono spurchi, spurchi. Allora, no, quando improvviso, perché qualcun altro sbaglia, diventa automaticamente russa. Non mi chiedete perché, ma io dimentico la dizione e parlo tutto così. E infatti ho detto, prendo questi occhiali, forse sono spurchi, invece che sporchi, come dovrebbe essere detto. Sembra forse dove... spurghi. Sono? Cosa? Forse sono spurghi, sembrava. Spurghi, esatto. Comunque è colpa mia, ragazzi, cioè chiedo venia, spieghiamo l'arcano. Io in quella scena sono il notaio, un vecchio notaio che non ci vede bene, c'è tutta una gag sul fatto che io non vedendo tiro avanti e indietro il suo foglio e gli occhiali dovrebbero essere sporchi e a un certo punto dovrei toglierli per dire ma forse sono sporchi o qualcosa del genere, perché è quello il segnale per Cristina per prendermi dalle mani quegli occhiali e pulirli. Ma io andavo avanti e indietro con questa scena a guardare il foglio senza togliermi gli occhiali, convinto che di essermeli già tolti e continuavo a dirmi ma perché non interviene? Ma perché non entra? Ma perché non dice la battuta? Perché c'avevo ancora gli occhiali addosso. Esatto. Comunque, in questo spettacolo, in questa replica di questo spettacolo, ho portato sfiga a tutti. Nella scena precedente che ci siamo dimenticati, Flaminio fa un dialogo con il maggiordomo e si incasina alla grandissima. Di pure, purtroppo abbiamo due sfighe in questo spettacolo. Che per me, che come Max appunto sono, ho la tendenza a improvvisare, a rigirare un po' le battute come cacchio mi pare e piace, abbiamo il fatto che l'attore che interpreta Carletto, il maggiordomo, è invece un attore che ha bisogno di avere le battute precise e quindi poverino lo vedo già, vedo la gocciolina che suda ogni battuta che gli cambio in scena, e secondo che è stato scritto in maniera molto matematica, molto precisa, ogni battuta si interseca con l'altra in maniera precisa, quindi basta cambiare poco più di due o tre parole e lo spettacolo cambia. Massimino no, aspetta un secondo, aspetta un secondo, due tre parole? Oh, ma quante battute ha saltato? Vabbè. Tre pagine. Per poi tornare indietro, una sorta di insetto, esatto. Una sorta di ritorno al futuro, una sorta di Avengers Endgame. È andato a prendere la battuta e poi l'ha posizionata in un altro posto. Meno male che per me in quel momento non c'erano cambi luce, neanche cambi musica. Ho detto, boss, se la caveranno, cazzi loro. Prima o poi. Comunque, ragazzi, anche in questo caso la responsabilità è mia, giusto, Giuseppe? Colpa sua, perché appunto prima dello spettacolo, durante gli ultimi minuti di preparazione, ero lì che ripetevo forsennatamente a memoria le battute. Si avvicina a lui e con fare serafico mi mette una mano sulla spalla e mi dice: tranquillo,
la sai. Il corvo. Esatto. Vabbè, quindi questo è quanto. Vabbè, ogni tanto ne succedono, ragazzi, dai, chiediamo venia. Esatto. Alla fine la recuperiamo sempre, dai. Basta portarla a casa. È vero. se non ve li avessimo svelati qui, voi non l'avreste mai saputo. Tra l'altro, approfittiamo per dirvi che appunto adesso sapete che Cristina, quando sbaglia le battute, sbaglia la dizione o diventa russa. Quindi quando verrete a vederci durante gli spettacoli, sappiate che quando sentite un fare dell'est da parte di Cristina, vuol dire che sta improvvisando e sta dicendo cose che non dovrebbero essere dette o scritte, o che non sono scritte. Quindi venite, così saprete quando ditare poi dietro le quinte Cristina dirà sbagliato, ho improvvisato, eccetera. Sapendo comunque che il 90% dei casi la colpa è di Massimo. Così. Esatto. Così. Omar, di qualcosa difendimi, ti prego. No, per ora concordo con tutto quello che è stato detto. Sei un portatigna. Esatto. Io bevo la mia tisana. Per oggi direi che ci fermiamo qua. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Speriamo che il format vi piaccia. Come vi dicevo, il secondo step prevederà un tentativo di live dal vivo, quindi fateci sapere con like su Facebook e su YouTube, secondo di dove vedrete questo video, se la cosa vi è piaciuta, con i commenti, insultateci o piaceteci in qualunque maniera, non andate troppo sul personale con insulti magari, però rimanete sul generico, o fatevi vivi se avete un furgone da regalarci, quello lo accettiamo molto volentieri, o anche un divano gonfiabile nuovo, perché no? Senza i buchi nelle schegge. Serve uno anche a Max di divano. Io non ho il divano. Che comodità, Max. Bastardi. Guarda qua. Bastardi. Bello il divano. Comunque, se volete affittare un portasfiga, io ci sono. Esatto. Faccio come la patente. Esatto. Ciao, ragazzi. E comunque, ragazzi, se volete venirci a vedere dal vivo il più presto possibile, state a casa. Restate. Esatto. State a casa. Ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao, alla ragazzi. Prossima. Seguiteci compagnia, non a caso noi. Ciao. E mettete su like, va.